Bene, buon pomeriggio a tutti i colleghi in ascolto per questa puntata, diciamo, speciale del nostro di martedì, il talk show in diretta che ha la sua terza stagione per quello che riguarda la patologia toracica. Abbiamo concluso un paio di settimane fa, diciamo, la programmazione dell'anno con 17-18 eventi. E quindi abbiamo tre puntate speciali, questa del 13 giugno, dedicata naturalmente al post ASCO, quella che faremo il 19 settembre, dedicata al post mondiale, e quella del 31 ottobre, dedicata al post ESMO, per raccogliere un po' il meglio presentato in questi tre congressi internazionali. Quindi, direi subito di iniziare con i miei ospiti che ho il piacere appunto di presentare, che sono Cesare Gridelli, direttore dell'oncologia medica della Moscati di Avellino. Grazie Cesare. Prof, vediamo Federico. la visualizzazione invertita, non so se. Ah, come faccio questa visualizzazione invertita? Così va bene? No? No? Ok. Possiamo provare a rifare la condivisione? Io sono già condiviso. Non va bene così? No, vediamo la parte relatore. Adesso riprovi a condividere. Perfetto. Ok. E quindi grazie Cesare. Federico Capuzzo, direttore dell'oncologia medica dell'Istituto Regina Elena di Roma. Grazie Federico. Grazie Filippo. E Francesco Grossi, direttore della divisione, del polo universitario di Varese. Grazie Francesco. Grazie a voi. Presentiamo quindi, ho liberamente naturalmente messo insieme una serie di presentazioni che sono il frutto del meglio, secondo il mio parere, di quello che abbiamo visto e sentito all'ASCO in una sessione in un lung track, quest'anno molto influenzato da un vento d'Oriente che abbiamo visto spirare impetuoso sui cieli americani. Completamente diverso da quello che era stato la situazione degli anni passati, quindi con una serie di nuove molecole orientali, molte cinesi, di biotech, di start-up che stanno producendo nuove molecole e che a differenza degli anni scorsi, però, si presume potranno entrare su un mercato occidentale diversamente appunto da un passato. Ho messo insieme queste presentazioni che presenterò per i dati presentati dagli speaker, cioè senza nessun accenno a nessuna discussione, perché la discussione la faremo appunto con gli amici presenti che fungeranno appunto da discussant. Partendo da quello che è la strategia perioperatoria dei non-small cell oncogene addicted, non posso che iniziare dallo studio ADORA che quest'anno è andato in plenaria, l'unico polmone è andato in plenaria, dove Roy Herbst ha presentato i dati relativi alla sopravvivenza di ADORA, uno studio naturalmente a cui ho avuto il piacere di partecipare, che voi ben ricordate, uno studio di fase 3 in adiuvante post-chirurgico su pazienti con EGFR mutato per mutazione comune radicalmente operati dagli stadi 1B allo stadio 3A che praticavano per 3 anni osimertinib giornaliero verso il placebo con un'opzione in tutti e due i bracci di chemioterapia appunto opzionale con il primo endpoint rappresentato dalla disease free survival. Voi già sapete che questo era risultato positivo, il risultato dello studio aveva permesso già dall'ottobre dell'anno scorso addirittura la rimborsabilità da parte di AIFA in Italia e quindi stiamo parlando di uno studio che è già pratica clinica in Italia, però mancava questo dato relativo all'overall survival che rivestiva naturalmente
un significato profondo in una logica in cui, avendo la disponibilità del farmaco nella malattia avanzata, si poteva supporre sostanzialmente che non si riuscisse a modificare la sopravvivenza per quello che i pazienti del braccio di controllo potevano ricevere successivamente alla progressione. Lo studio ha dimostrato sia per la categoria, per lo stadio in studio, cioè il secondo e il terzo A, ma anche per tutti i pazienti entrati nello studio comprendente anche il primo B, di dare un vantaggio in sopravvivenza, e questo è naturalmente la prima volta che accade nell'ambito delle terapie a bersaglio molecolare di EGFR. Vedete con una hazard ratio di 0,49 in tutti e due i gruppi, e vedete che a 5 anni abbiamo, per quello che riguarda lo stadio secondo e terzo A, una differenza di un 12%, di un 10% per quello che riguarda anche i pazienti al stadio primo B. Quindi un dato che, se facciamo conto del 4,5% della chemioterapia a 5 anni per tutti i pazienti senza considerazione della diktat o meno, indubbiamente non era stato mai raggiunto non solo nel sottogruppo delle GFR mutati, ma neanche in quello di tutti i protocolli, tutti gli studi adiuvanti. Uno studio che ha confermato, vedete, il vantaggio sia nello stadio primo B, sia nello stadio secondo, che nello stadio 3A, dove il vantaggio è massimo, vedete una hazard ratio di 0,37, sempre considerando che la percentuale ottenuta di sopravvivenza a 5 anni è più o meno la stessa per quello che riguarda osimertinib. Quello che variava naturalmente era il braccio di controllo. Quindi uno studio che ha risolto questo problema anche sullo stadio primo B, dove c'è comunque un vantaggio importante, che ha risolto un altro punto di domanda, che era il ruolo della chemioterapia. Quindi, se vediamo le curve in sopravvivenza e gli hazard ratio di 0,49 con la terapia adiuvante, di 0,47 no, senza chemioterapia adiuvante, vedete che abbiamo in qualche modo risolto la problematica. Abbiamo risolto la problematica del ruolo della chemioterapia in questo setting di pazienti, con delle considerazioni naturalmente che sia Roy Herbs sia il Discassant hanno fatto a favore dello studio. Un altro studio, sempre nello stesso setting, che riguarda sempre osimertinib, è stato questo piccolo studio presentato dai californiani, dove osimertinib veniva dato in senso neoadiuvante dopo una diagnosi iniziale su pazienti dallo stadio primo al terzo A che ricevevano una chirurgia radicale, avendo come un po' in primario questa major pathological response, che naturalmente si pensava potesse essere in un 50% atteso dal punto di vista statistico, avendo altri un po' in secondari come la safety e DFS e OS a 5 anni. Lo studio ha avuto una risposta patologica maggiore del 15%, con una risposta patologica generale del 48%, una patologica complete response non c'è stata, 0%, con un 89% comunque, cioè 24 dei 27 pazienti che sono andati a trattamento chirurgico con R0 post chirurgico e con una serie di eventi che sono in linea con il farmaco. Vedete che la disease free survival, che non era l'obiettivo primario, però ha una mediana di 32 verso 0,4 mesi, la overall survival è troppo precoce, ma vediamo una mediana di 21 mesi. Diciamo quindi che le considerazioni dei presentatori sono che l'endpoint primario non è stato raggiunto, però insomma c'era stata questo discorso dell'89% dei pazienti radicalizzati. Allora io farei il primo stop con i miei ospiti, nel senso che appunto vorrei che loro si facessero appunto da discussant sulla problematica del ruolo che nell'ambito di EGFR utilizzato in perioperatoria o prima o dopo, noi possiamo avere utilizzando in questo caso osimertinib.
con un occhio naturalmente a tutti i concorrenti, perché è chiaro che lo studio californiano ci dice qualche cosa, ma ci sono studi di cui penso che parleremo che ci dovranno dire ben più. Cesare. Penso che con Adaura, vabbè, è stata la conferma di quello che già pensavamo tutti con questo dato in sopravvivenza, che effettivamente è un dato molto importante, su questo non ci piove. E quindi, anzi, sappiamo tutti gli studi in corso per estendere il trattamento agli stati più precoci o ad allungare il trattamento da 3 a 5 anni. Quindi penso che ci sia poco da dire, e che chi pensava, perché lo sai, ci sono sempre i fautori, poi noi, come si dice, bastiamo contrari, no? alla innovazione, alle cose nuove. Qualcuno americano a cui poi va di seguito vanno sempre a dire qualcun altro, diciamo, pensa che non abbia più nulla da dire e da parlare, il dato forte non si discute. Sul discorso della neoadiuvante, quello è un piccolo studio, non sembrerebbe partire, però anche lì avremo la risposta con Neadaura, no? Quindi che lo studio di neoadiuvante che confronta chemioterapia, che è lo standard, diciamo, verso osimertide più chemioterapia. E quindi quello ci dirà poi un po' quale sarà la situazione. Anche se però ti devo dire, ecco, poi è un po' difficile andare a vedere, perché io penso che difficilmente, per una strategia diversa, almeno nei casi molto più abbastanza iniziali, possano poi superare i dati di Adaura. Cioè, parlo del solito scontro, no? Neoadiuvante verso adiuvante, dove invece sicuramente diciamo il contributo potrebbe venire, sai, dagli stati sempre operabili, ma ecco, per esempio gli N2 multistazioni, gli extracapsulari, quelle situazioni più al limite, dove effettivamente, considerando il response rate, la situazione, la possibilità di poterlo dare anche dopo, per non operare prima, dove la situazione è borderline, cioè, e penso che quello potrebbe essere più ruolo. Penso che difficilmente invece negli stati operabili netti, puliti ab inizio, si possono ottenere dei risultati superiori poi all'adiuvante, almeno questo è un po' il mio pensiero. Federico, C'è una domanda di Pier Giorgio Solli, che saluto, del chirurgo toracico di Bologna, che quindi riassume, possiamo dire quindi che nel GFR positivo osimertinib da solo ha dato un beneficio del 10-12%, che la chemioterapia adiuvante dia un beneficio invece del 4.5, che quindi questo sia il nuovo standard dell'adiuvante nei casi 1B3A? Penso che possiamo rispondere di sì, che è il nuovo standard, no? Beh, assolutamente, direi non ci sono dubbi, ma questo anche prima della presentazione dei dati di sopravvivenza. Il dato semplicemente di sopravvivenza rafforza quello che noi già avevamo considerato come uno standard di cura, quindi assolutamente non ci sono dubbi riguardo a quello che è il ruolo di osimertinib negli EGFR mutati e resecati. Io non ho potuto presentare naturalmente tutti i dati, ho 20 studi, quindi non avremmo fatto niente in un'ora e mezza. Il concetto è, per lo studio californiano neoadiuvante, quello che era impressive, perché loro avevano fatto solamente 3 mesi di trattamento senza nessun ruolo, diciamo, post-chirurgico di adiuvante, al di là dei numeri, e che forse l'idea che in una malattia che continua a risentire naturalmente di un'inibizione del gene, un trattamento adiuvante possa avere anche un ruolo. Ma il discorso, appunto, che in fase adiuvante la discussione, direi, non c'è, nel senso che i dati sono assolutamente in favore, esatto, dell'uso. Semmai i dati, quelli secondo me molto importanti, sono anche quelli in fase neoadiuvante, e soprattutto il fatto che in neoadiuvante l'osimertinib non ha indotto nessuna risposta patologica completa. Questo è un segnale molto importante da un punto di vista pratico, perché indica come in fase neoadiuvante la strategia deve essere chiaramente differente. La risposta patologica completa è l'elemento più importante per puntare poi alla guarigione definitiva del paziente. Quindi direi che questo dato, insieme ai dati di Adaura in fase adiuvante, dicono che probabilmente quello che è l'effetto finale del trattamento è un
di fatto un rallentamento dell'evoluzione di malattia, ma non una completa eradicazione della malattia. Questo è stato poi affrontato in maniera molto elegante da Ben Salomon nella sua discussione. E di fatto quello che noi vediamo è sì, un effetto in sopravvivenza a 5 anni, sicuramente questi pazienti vivono di più e quindi non si discute lo standard di cura. Però se noi affrontiamo il problema in termini di guarigione del paziente, il discorso cambia. Il discorso cambia Ma perché con la secondo te, guarigione. scusami se ti interrompo, per 88% di sopravvivenza a 5 anni non si avvicina al concetto di guarigione. Tu quando è che dici che uno è guarito? Per quanto tempo lo devi osservare? Ma il concetto di guarigione è un concetto un po' particolare. Esatto. Guarigione significa che noi intendiamo che la prospettiva di vita di una persona sia identica a quella della popolazione generale. E quindi questo significa guarigione. E i dati, direi, che noi abbiamo in questo momento non ci consentono di parlare di guarigione in maniera definitiva, perché la prospettiva di vita di un paziente purtroppo EGFR mutato, sia pure operato in maniera radicale che fa l'osimertinib, non è identica a quella probabilmente della popolazione generale, quindi il concetto di guarigione non è quello. Questo è un discorso, direi, più forse di carattere filosofico che non di carattere pratico, perché, ripeto, dal punto di vista pratico non si discute la somministrazione e l'uso del farmaco, però se il paziente ci pone la domanda specifica, ma io sono guarito o con questa terapia mi consente di guarire, allora il discorso si pone su basi chiaramente differenti. Francesco. Ma sono assolutamente d'accordo che lo studio ad aura, in realtà questa informazione che riceviamo dall'ASCO non è che modifica il nostro atteggiamento, nel senso che quello è lo standard e punto. Una volta L'unica tanto non cosa è dobbiamo se... attendere 3 anni, ce l'abbiamo Certo, già in non casa. dobbiamo attendere 3 anni, però diciamo che questo può essere anche con finalità registrativa, anche corroborante dal punto di vista del dato, ovviamente. L'unica cosa è sempre quel dato... Secondo me, dopo i 3 anni, che è quello in cui, ecco, su cui dobbiamo fare forse qualche riflessione, perché anche qui, se andiamo a guardare, a 3 anni erano vivi il 94% dei pazienti, quindi vuol dire che avevi perso un 6% in 3 anni, a 5 anni erano, scusate, sì, a 5 anni erano l'85%, quindi ne avevi perso il 9% in 2 anni, il che fitta molto col dato della disease-free survival, dove vedevi questa warning effect, cioè questa curva che tende dal terzo anno a scendere in maniera più ripida, che vuol dire quello che diceva Federico prima, cioè di fatto non siamo in grado di congelare la malattia, di bloccarla, ma probabilmente non di eradicarla. E la conferma ce l'hai nello studio di neoadiuvante, dove hai zero risposte patologiche complete e hai anche un numero piuttosto piccolo di major, la percentuale di major patologiche esposte è il 15%, quindi piuttosto basso. Cioè, sono valori quelli, è uno studio piccolo, quindi non possiamo dire granché, però simile a una chemioterapia, ecco, non è che andiamo molto lontano. E quindi quello è un dato che secondo me poi è giusto, lo vedremo nel Neodaura, quando riuscirà a concludere l'accrual che sta credo andando abbastanza lentamente, perché sarà quello lo studio che ci dirà effettivamente qual è l'effetto in neoadiuvante dell'osimertinib. Però diciamo, ecco, questo effetto che di bloccare, ecco, completamente diverso rispetto all'immunoterapia, dove ci aspettiamo delle guarigioni. Qui invece, di fatto, vediamo che c'è questo calo, anche se poi effettivamente, se uno va a guardare i dati a 3 anni, a 5 anni dei terzi A, sono molto molto incoraggianti e positivi, ovviamente. Quindi più che altro il messaggio potrebbe essere: a 3 anni, attenzione, perché questi pazienti vanno seguiti attentamente. E poi bisogna cercare probabilmente di andare oltre i 3 anni, ecco. Se questi tollerano bene la terapia, bisogna andare oltre, c'è poco da fare. Federico, sull'argomento osimertinib neoadiuvante c'è una domanda di Luzzi, il quale dice: ma non saranno pochi 2 mesi di induzione per avere una risposta patologica completa? Però non mi sembra che nella malattia avanzata, metastatica, noi dopo 2 mesi non si vedano delle risposte importanti, forse non patologiche complete, ma c'è la possibilità, no? No, 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 non sono i 2 mesi assolutamente. Nei primi 2 mesi c'è il massimo della risposta, Esatto. quindi assolutamente il contrario, 2 mesi sono assolutamente adeguati. No, il dato importante è che purtroppo sta cambiando quello che è la nostra mentalità sui fortunati con tumore al polmone. Cioè noi storicamente, negli ultimi 15 anni abbiamo considerato gli EGFR mutati, gli ALK, i ROS1,
i fortunati, perché avevano l'oncogene addiction. Negli anni 90 erano i microcitomi. Negli anni 90 erano i microcitomi. Adesso cominciamo a pensare in maniera un po' diversa, cioè cominciamo a vedere che invece questi con i farmaci target non guariscono, c'è poco da fare, non guariscono, cioè i farmaci target non eradicano la malattia. Concetto diverso invece con l'immunoterapia, dove una frazione, sia pure ancora piccola, di pazienti può puntare ad avere una malattia eradicata. Quindi probabilmente nel prossimo futuro noi cominceremo a interpretare gli oncogene addicted un po' come i linfomi a basso grado, cioè come malattie sì più indolenti ma dalle quali non si guarisce, rispetto a forme magari più aggressive che invece hanno delle prospettive paradossalmente di guarigione più alte, anche se ovviamente hanno un rischio poi globale di morte significativamente più elevato. Andiamo avanti perché abbiamo parecchi studi. Rimaniamo sempre nel campo del perioperatorio, ma non oncogene addicted. Importante sarà questa presentazione del Keynote 671, questo studio di fase 3, dove avviene un'induzione prechirurgica con la chemioterapia, con l'aggiunta di pembrolizumab, e il braccio sperimentale andava verso il braccio di controllo di sola chemioterapia per pazienti resecabili dallo studio secondo al terzo BN2, dove seguivano 13 cicli di pembrolizumab post chirurgico con un duplice endpoint primario, cioè la event free survival e l'overall survival. Vedete che per quanto riguarda il primo endpoint c'è una hazard ratio di 0,58, a un anno c'è un vantaggio del 15%, a 24 mesi c'è un vantaggio del 22%, con una mediana non ancora raggiunta verso i 17 mesi del braccio di controllo. L'overall survival non ha ancora maturato, diciamo, un valore statisticamente significativo con un 0,73. La risposta patologica è stata valutata decisamente a vantaggio dell'aggiunta del pembrolizumab alla chemio, vedete 30,2 verso 11, così come la pathological complete response 18 verso 4. E se vediamo appunto l'analisi esplorativa che riguarda la event free survival, valutato sulla scorta dei pazienti che hanno avuto la pathological complete response o la major pathological response, vediamo che nei due gruppi c'è un vantaggio in assoluto per quello che riguarda i pazienti rispondenti, 0,33 verso 0,69, vedete le curve di ambedue i gruppi sopra, e per la major pathological response 0,54 verso 0,73, a vantaggio, diciamo, con un discorso, un profilo di tollerabilità che non è molto dissimile nei due gruppi, al di là naturalmente di quello che possano essere i trattamenti legati alla immunoterapia, ma neanche in percentuale naturalmente molto avanzata. Quindi i dati sostanzialmente vengono riferiti come un supporto al fatto che questo studio, lo si vedrà meglio, diciamo, con il discorso della sopravvivenza, ma possa effettivamente cambiare una pratica clinica. Ricordo peraltro che lo studio è stato già pubblicato sul New England contestualmente alla presentazione. L'altro studio di perioperatorio era col toripalimab, un PD-1 cinese aggiunto alla chemioterapia in uno schema, in un disegno assolutamente sovrapponibile al precedente. Anche qui abbiamo pazienti che partono dallo stadio secondo al terzo. Qua il trattamento adiuvante prevedeva ancora una chemioterapia dopo l'intervento nel braccio sperimentale, così come nel braccio standard. I quattro cicli venivano divisi in tre cicli prima della chirurgia e in un sandwich con il ciclo successivo, dove poi partiva l'immunoterapico per 13 cicli, avendo come poi in primario l'event free survival e la major pathological response. Event free survival con una riduzione del 60% del rischio di recidiva a favore del braccio
con la immunoterapia, con delle mediane non ancora raggiunte nel braccio sperimentale a fronte dei 15 mesi del braccio standard e con dei vantaggi comunque presenti indipendentemente dal valore del PD-L1 valutato nei tre gruppi usuali. Vedete, non ancora raggiunto nell'inferiore a 1, 24.6 verso 12 nell'intermedio e non ancora raggiunto verso 15 nell'altamente espresso. Una differenza per diciamo squamoso e non squamoso: nel sottogruppo squamoso l'hazard ratio è di 0,35, quindi maggiore verso lo 0,54 che abbiamo nel gruppo non squamoso, e con delle curve che confermano il vantaggio in event-free survival per i pazienti che riportino sia la major pathological response che la pathological complete response. Quindi, a fronte di un overall survival ancora da maturare, ma anche qui, quindi lo studio NeoTorch conferma, diciamo, la giustezza dell'operazione strategica dell'aggiunta dell'immunoterapia al trattamento neoadiuvante. Anche questo si candida, naturalmente, quantomeno per i presentatori, a diventare un nuovo standard. Vediamo cosa ne pensano i miei amici di questo discorso dei nuovi standard. Federico? Sì, direi che i dati sono ormai assolutamente tutti nella stessa direzione, cioè la chemioimmunoterapia è il nuovo standard di cura in fase appunto neoadiuvante. Il dato è di grande rilievo e direi che il vantaggio dello studio con il pembrolizumab, non entro nei dettagli dello studio cinese, un po' lontano anche come tipologia di farmaco da quello che insomma il nostro utilizzo quotidiano, il pembrolizumab, siamo decisamente più familiari. Cioè non abbiamo bisogno del sesto PD-L1 inibitore. Non abbiamo bisogno di un altro inibitore, assolutamente no. Direi che il dato appunto è importante, quello del pembrolizumab, perché di fatto santifica proprio l'utilità del trattamento neoadiuvante, con un impatto in termini di disease free survival veramente, di event free survival veramente chiaro, con un potenziale impatto in termini di sopravvivenza, quindi in termini di potenziale proprio guaribilità dei pazienti. Il dato importante con questo studio è che abbiamo evidenza di efficacia nello squamoso, perché di fatto non c'è nessuna differenza tra squamoso e non squamoso, indipendente dai livelli di PD-L1, anche se i benefici maggiori sono nei PD-L1 positivi, e l'altro dato importante è indipendentemente dall'interessamento linfonodale, per cui questo è il dato veramente cruciale, perché tutti gli altri studi vedevano un maggior beneficio nei linfonodi positivi, negli N2 in particolar modo, qui abbiamo un vantaggio anche negli N0. Quindi questo sposta veramente i rapporti con la chirurgia in maniera importante, perché se il beneficio negli N2 invogliava il chirurgo alla terapia neoadiuvante, perché il chirurgo vedeva la possibilità di recuperare all'intervento dei pazienti normalmente candidati il più delle volte a chemioradioterapia, il vantaggio anche negli N0 e fa capire al chirurgo come purtroppo per lui il primo passaggio dovrà essere l'oncologo medico. Cesare, volevo aprire con te però il discorso di un confronto indiretto con dei competitor, quindi con una realtà che è quella della induzione, diciamo, con nivolumab, che già rappresenta una realtà europea, che potrebbe fra poco rappresentare una realtà anche italiana. Tu come vedi questo discorso dell'induzione di chemioimmuno, solo induzione oppure così come nello studio Keynote seguito da un trattamento adiuvante? Non ci sentiamo? Abbiamo questi due modelli diversi, uno è l'816 con nivolumab, perché sono secchi tre cicli di chemio e nivolumab,
e poi vanno all'intervento. E questo sappiamo che è stato vincente perché ha dato un vantaggio importante sia in Event Free Survival, in EFS, ma anche un dato che ormai abbiamo anche in sopravvivenza. Poi abbiamo il modello che è appunto questo neoadiuvante e adiuvante, di cui abbiamo tutte e tre molecole impegnate, l'Atezo con lo 0,30, di cui non abbiamo però ancora i dati. E poi abbiamo i due dati, uno col Durvalumab, che è appunto i GEN, di cui però abbiamo 4 cicli di induzione chemio più Durvalumab, e poi c'è circa un anno di Durvalumab in post-operatorio. Questo qui, il 671 del Pembro, stesso modello, 4 cicli di chemio Pembro, e poi c'ha quindi l'adiuvante, circa un anno di adiuvante con Pembro. E nelle GEN abbiamo un vantaggio in Event Free Survival, che è pressoché sovrapponibile, identico a quello del Nivolumab, è molto simile anche percentuale di remissione complete patologiche, siamo lì, non c'è dato in sopravvivenza. Nel 671 del Chinotto col Pembrolizumab abbiamo vantaggi in Event Free Survival, non abbiamo un vantaggio in sopravvivenza, ma i dati sono molto immaturi, quindi è presto. Secondo me alla fine della fiera il gioco sarà, quando avremo le sopravvivenze dei tre studi, andare a capire se questi modelli più complessi, perché prevedono 4 di induzione più un anno di immunoterapia, daranno un vantaggio in sopravvivenza che sarà superiore all'816 con il Nivolumab. Ti devo dire che al momento non è che se questo sembra che ci sia un particolare beneficio, però i dati sono molto immaturi, nelle GEA non l'abbiamo proprio, è molto prematuro anche col Pembro. Quindi secondo me dovremmo aspettare. Però ecco, considerare che tu potresti avere un risultato analogo solo con... anche difficile poi da spiegare da un certo punto di vista, no? Che tu immagini 3 cicli secchi di chemio onivo che poi ti danno tutto il beneficio che invece hai con 4 cicli dell'altro più un anno di adiuvante di immunoterapia. Quindi secondo me andrà vista la sopravvivenza, i sottogruppi e le varie cose. Questo penso che sia più o meno lo scenario al momento. Tu sei d'accordo, Francesco, con questa visione di Cesare? Ma direi assolutamente sì, nel senso che questi studi sono effettivamente sono delle strategie diverse, anche se l'unico dato forse confrontabile realmente è l'Event Free Survival a 2 anni, che lo vediamo riportato in tutti, e che effettivamente in tutti e 4 gli studi è intorno al 60%. Quindi 62, 63, 64, giù di lì, insomma, nei 4 studi. Quindi al momento non sembrerebbe esserci un grosso beneficio rispetto al, diciamo, nel continuare con l'immunoterapia in adiuvante rispetto a fare solo 3 cicli come nel Checkmate. Però è anche vero che negli altri 3 studi sono anche inclusi pazienti che hanno il terzo stadio B. Allora lì, secondo me, come ha detto giustamente Cesare, bisognerà vedere un po' poi anche le analisi per sottogruppi, perché potrebbe anche essere che questa mancata differenza che vediamo potrebbe essere legata magari a una quota di pazienti che poi vanno particolarmente male, che stanno abbassando la curva di Event Free Survival. Però apparentemente al momento l'adiuvante non ha dato segnali particolari. In più, ecco, le due strategie sono decisamente diverse, perché un conto è fare 3 cicli di chemioimmuno e un conto è fare poi 4 cicli e poi un anno di immunoterapia, anche in termini di costi è completamente diverso. Quindi quello che ci dobbiamo aspettare dall'adiuvante per poterla implementare è un risultato ovviamente importante, ecco, dal punto di vista almeno in qualche sottogruppo. Ora qui c'è tutti i dati, ad esempio, sulle risposte patologiche complete, major pathologic response, anche lì sarà importante vedere in questi sottogruppi se c'è magari un beneficio importante in chi non ha avuto la major pathologic response, perché abbiamo visto la correlazione tra Event Free Survival e la percentuale di cellule tumorali che sono nel pezzo resecato. Nello studio CheckMate c'è quel bellissimo grafico che sovrappone le risposte all'Event Free Survival, dove si vedono delle grosse differenze a seconda delle percentuali di cellule che sono state ritrovate nel pezzo resecato. Quindi secondo me c'è tutto, siamo all'inizio ovviamente di un percorso. Al momento i dati sono ancora immaturi, quindi non possiamo dire molto. Anche tutta questa valutazione della risposta patologica completa, e poi chiudo, effettivamente si sta ridimensionando molto, perché ricorderete il primo Nadim erano 60% di risposte patologiche complete, adesso siamo scesi a meno del 20%, però queste erano tutte risposte patologiche di un comitato esterno cieco che le aveva rivalutate, però questo vale
per tutti e quattro gli studi, e quindi anche quello la dice lunga su poi come eventualmente nella pratica clinica andare a valutare le risposte patologiche complete e quant'altro, qualora decidessimo poi una strategia in base al tipo di risposta. Va bene. Federico, vengo a te per l'ultima domanda su questa presentazione. E allora in questa visione noi dell'Empower 010 che cosa ne facciamo? Empower 010 che sta ultimando la contrattazione in AIFA e che dal prossimo autunno diventerà in Italia una realtà rimborsata. Ma io credo che la terapia adiuvante, l'immunoterapia adiuvante ovviamente si continuerà a fare, l'indicazione c'è in ogni caso, indipendentemente questo dalla neoadiuvante, anche perché anche gli studi di fatto di neoadiuvante prevedevano poi una componente adiuvante, almeno alcuni di questi. Quindi il trattamento, l'immunoterapia adiuvante continuerà a essere una realtà. Il vero quesito sarà relativo alla sua effettiva durata, all'effettiva necessità di farla nei pazienti in risposta patologica completa e a quella che può essere la migliore opzione terapeutica nei pazienti che invece la risposta patologica completa non l'hanno ottenuta. Quindi direi che si aprono tutta una serie di nuovi quesiti. Al momento nel paziente resecato, PD-L1 fortemente espresso, direi che i dati sono assolutamente a supporto, seppure non abbiamo ancora dati di sopravvivenza, ma sono a supporto dell'impiego della terapia adiuvante. Devo dire che io sono molto più, ecco, un po' come tutti probabilmente, colpito dai dati di neoadiuvante, onestamente, rispetto al vantaggio che vediamo in neoadiuvante sembra essere nettamente superiore, sembra, perché in realtà abbiamo bisogno di dati ulteriori. Quindi bisognerà comunque vedere, poi fare i conti con il pensiero dei nostri amici chirurghi toracici, perché oggettivamente poi saranno loro che potranno dare il là o meno a un certo tipo di atteggiamento, perché è chiaro che nella storia poi alla fine il trattamento neoadiuvante l'abbiamo riservato a pazienti quantomeno N2, sugli altri non si è mai riusciti ad avere un grande impatto di trattamenti neoadiuvanti, però è chiaro che se qua ci troviamo davanti a risposte patologiche importanti che poi nei sottogruppi portano a sopravvivenze importanti, io penso che anche questo ostacolo storico del trattamento neoadiuvante non N2 potrà essere in qualche modo rimosso. I chirurghi non faranno i conti con noi oncologi, ma esatto, li faranno con i pazienti. Esatto. Perché esatto, saranno i pazienti che oggi sono molto più informati rispetto a 20-30 anni fa, che arriveranno con i dati alla mano. Quindi il chirurgo non potrà ignorare questo. Esattamente. Ci saranno delle implicazioni per tutti importanti da un punto di vista anche medico-legale, e il chirurgo oggi non può ignorare i dati. Sì, ma il chirurgo, voglio dire, è un nostro amico che lavora nei gruppi interdisciplinari con noi, quindi non è una controparte. Avremo modo veramente di ragionare con loro, oggi non c'è la possibilità, però su aspetti, su questo discorso del perioperatorio comincia un discorso che dovremo continuare con loro. Vado avanti nella disamina degli altri studi, se permettete, e quindi passerei alla malattia avanzata oncogena addicted. Il primo studio è quello giapponese, lo studio AGAIN, che individua per pazienti avanzati con mutazione comune di EGFR, individua un braccio sperimentale in cui c'è l'aggiunta della chemioterapia al trattamento con inibitore. Lo studio era iniziato col gefitinib, ha avuto poi un emendamento e quindi si è aggiunto un gruppo di pazienti trattata con osimertinib da quando sono emersi i dati del Flaura. Lo studio è giapponese, vedete che l'endpoint primario porta a un hazard ratio di 0,985, queste qui sono le curve. 48 mesi per ambedue, se vediamo i pazienti trattati con gefitinib rispetto a quelli dell'osimertinib, non abbiamo ancora la mediana nelle curve con l'osimertinib, va lievemente meglio nell'osimertinib, ma il dato per quello che riguarda la sopravvivenza è sempre un dato negativo, quindi quello che era andato bene era la progression free survival con
0,76 di hazard ratio, dove il vantaggio maggiore c'era stato, vedete, 14,4 verso 9,6 nella coorte di gefitinib, e qua quando mettiamo l'osimertinib salgono i dati del braccio con osimertinib, del braccio di controllo con osimertinib, e l'aggiunta di chemioterapia nel braccio sperimentale è del tutto insufficiente, così come si evidenzia nel braccio sperimentale un incremento della tossicità midollare dovuta alla chemioterapia, ma non solo midollare, anche per quello che riguarda la gastroenterica. Quindi diciamo che se l'obiettivo era l'overall survival, l'obiettivo non è stato raggiunto. Poi vedremo in discussione naturalmente come imbricare, diciamo, una press release dove per quello che riguardava lo studio Flaura 2, dove si parla di strong improvement della PFS, lo studio verrà presentato al mondiale alla luce di questo studio giapponese. L'altro studio riguarda la resistenza alla prima linea con osimertinib, dove per vincere nell'ambito della resistenza acquisita la combinazione di tepotinib e osimertinib nello studio Insight 2, già era stato riportato questo dato, però è stato riportato in maniera più conclusiva. Lo studio aveva riguardato sia pazienti valutati sul tessuto che sulla biopsia liquida. La combinazione era appunto quella del MET inibitore più l'osimertinib che continuava, e vedete come la risposta è stata del 44%, una durata di 9,7 mesi, 5,4 di PFS, con un dato in efficacia ancora da raggiungere, con una valutazione di una buona tollerabilità e di un buon risultato indipendentemente dal metodo valutativo per valutare l'espressione dell'aumento dell'amplificazione. Vedete che i dati erano stati valutati con la FISH e si parlava appunto di un G-copy number di 11. L'altro studio è lo studio Keynote 789, anche qui si parla di resistenza acquisita a trattamento di prima linea con osimertinib, dove alla chemioterapia, che ancora rimane lo standard mondiale, è stato aggiunto il pembrolizumab. Abbiamo partecipato a questo studio come tanti altri centri italiani. Vedete che i fattori di stratificazione erano quelli del valore del PD-L1, perché era comunque importante. Lo studio aveva un crossover opzionale. Vedete che la progression free survival all'interim analysis è stata di un hazard ratio di 0,80, nessuna differenza per quello che riguarda la mediana, nessuna differenza naturalmente a 6, 12 o 24 mesi, una overall survival diciamo che non è significativa. Quindi il senso dello studio è un senso che, al di là dei numeri, c'è una non significativa differenza dall'aggiunta alla chemioterapia di pembrolizumab, quindi uno studio, diciamo, negativo. Sunvozertinib è una piccola molecola che viene dalla Cina, in questo, diciamo, vento cinese, vento asiatico che ha aspirato sull'ASCO, ma che penso aspirerà oramai su tutto il mondo occidentale, e che ne dica Joe Biden. Sunvozertinib è stato in questo studio utilizzato per le inserzioni dell'esone 20 con questo studio pilota, 300 mg al giorno, con un endpoint primario che era dato da una risposta valutata centralmente. La risposta è stata confermata del 60,8% con una progressione del solo 6,2, un disease control rate dell'87,6%, e diciamo ha
con un follow up di circa 6 mesi, c'è un 64,4% dei pazienti che è ancora in risposta e la mediana della durata della risposta non è stata ancora raggiunta, a fronte naturalmente di un vantaggio che c'è un po' in tutte le categorie dei pazienti valutati e di un profilo di tossicità decisamente positivo, cioè quindi niente a che vedere con piccole molecole diciamo che abbiamo già sperimentato, uno per tutto come il mobocertinib, quindi una, vedete, questa è la tossicità di grado 3 superiore a 3, dove non vediamo quelle tossicità che avevamo visto con altri inibitori di generazione precedente e quindi in questo studio, il Wukong 28, diciamo una buona possibilità che possa in un futuro con degli studi di confronto cambiare, entrare anch'esso in un bagaglio terapeutico. Lo stesso su un Vozertinib ha portato a casa in questo poster, questo era solo un poster che ho trovato, il dato sulle mutazioni comuni dopo il fallimento, diciamo, del TKI di generazione precedente, con una buona tollerabilità, con una tossicità ridotta. Vedete che l'interruzione c'è stato per un 18,9, 10,8 sulla riduzione di dose. Stiamo parlando di una mediana di 5 linee di trattamento nei pazienti che poi hanno praticato su un Vozertinib per il fallimento delle linee precedenti, inclusa una chemioterapia di terza generazione, quindi un gruppo di pazienti veramente a cattiva prognosi e che comunque ha dimostrato una risposta del 27% indipendentemente dai livelli di dose considerati. L'ultimo studio, prima di fermarci per qualche domanda, è quello sempre per le inserzioni delle zone 20 oppure T790M oppure mutazioni rare, il ruolo di YK029A, anch'esso un inibitore orale attivo su queste mutazioni rare in uno studio di fase 1 che poi portava a un'espansione di dose con lo studio di fase 2, vedete che la risposta è stata del 15% per gli sperimentatori, del 19% addirittura centralizzata, un 73%, qui sono il numero dei pazienti, perdon, un 73% di risposta valutata a livello centralizzato, una disease control rate del 92%, una PFS mediana di 9,3, insomma a fronte di una tossicità completamente diversa da quella che possiamo avere, diciamo, con gli anticorpi monoclonali, un dato sicuramente interessante per quanto riguarda il futuro di queste molecole in sviluppo. Su questo volevo sentire un po' il vostro punto di vista. Riprendete pure gli studi dove volete. Federico. Va bene. Allora, Francesco. Sì, ma direi partendo dal primo studio, quello della sequenza, in realtà non ha dato effettivamente, le sequenze non hanno mai dato grossi risultati, ora l'abbiamo anche studiato, le studiavamo con la chemioterapia, quant'altro, e qui sono 2 mesi di trattamento che si agefiti in osimertinib, poi si fa la chemio, poi si riprende l'inibitore di GFR, non mi sembra una strategia vincente, ecco, più che altro potrebbero essere i dati di combinazione con la chemioterapia più che di sequenza. E anche il dato, direi, quello della chemioimmuno negli IGFR mutati, sempre quello lì è abbastanza, c'è un trend favorevole, ecco, allora bisognerebbe capire, pesarlo un po' per capire effettivamente quanto questo ci può autorizzare a fare nei pazienti in progressione con la mutazione di IGFR, introdurre l'immunoterapia, perché in qualche paziente effettivamente lo facciamo. Qui sarebbe interessante anche andare a vedere delle stratificazioni fumatori, non fumatori, perché alcuni mutati sono stati anche degli ex fumatori o addirittura qualcuno è anche fumatore.
A quel punto potrebbe essere interessante vedere nei sottogruppi se c'è una differenza tra quelli che non hanno mai fumato EGFR mutato rispetto a chi ha una storia di fumo EGFR mutato. In fondo, se ricordate lo studio con l'EAP italiano con Nivolumab, vedeva qualche risultato diverso in chi era, faceva l'immunoterapia con Nivolumab in seconda linea, mutato, fumatore, cioè rispetto al mutato mai fumatore. Poi per quanto riguarda gli altri due, gli inibitori delle zone 20, direi sono molto interessanti, il Subozert, inibe come si chiama, quello sì. Direi che ha dato un tasso di risposta che è il doppio di quello che abbiamo con gli altri, praticamente a fronte di un profilo di tossicità ottimo. Questo ovviamente è un farmaco da tenere in grande attenzione. Stessa cosa per l'YK029A, come si chiama, che è quell'altro, popolazione magari numericamente inferiore, ancora un fase 1, no? Mi sembrava di vedere, però il tasso di risposta complessivi anche questi molto alti, quindi potrebbe essere molto interessante perché effettivamente quello che abbiamo sull'inserzione del 20 non è granché dal punto di vista né della risposta né delle problematiche di profilo di tossicità. E poi infine era quelli dei MET amplificati che sono a questo punto una percentuale elevata, no, di EGFR mutati, progrediti, MET amplificati. Anche lì qualche segnale interessante lo abbiamo, però insomma tutte cose secondo me da rivedere, ecco, sono studi piccoli. Però diciamo, ecco, non, più che altro è la chemioimmuno, ecco, dopo la mutazione dei pazienti EGFR mutati, che effettivamente è la cosa più importante in questo momento da capire se funziona o meno, ecco, se ha senso o meno farlo. Cesare, il punto di vista tuo sul discorso, diciamo, della malattia avanzata EGFR mutazione comune, osimertinib più chemioterapia, cioè i giapponesi hanno detto la loro, però noi aspettiamo il Flaura 2 che è stato appunto annunciato per quello che riguarda la PFS con uno strong improvement su questo obiettivo dello studio. Allora, sicuramente non penso che quella sia una strategia, diciamo, vincente, ma invece appunto a Flaura 2 penso che all'ESMO, giusto, dovremmo averlo? Penso al mondiale. Forse al mondiale. E quindi praticamente che poi è la combo di 4 cicli di chemioterapia a base di platino pemetrexed più osimertinib. E poi attenzione che c'è il mantenimento, lo studio prevede il mantenimento del pemetrexed con la continuazione dell'osimertinib rispetto al braccio dell'osimertinib. Io penso sì, dovremmo vedere i risultati, però saranno importanti oltre alla PFS anche i dati di sopravvivenza, perché io penso in questo tipo di strategia comunque c'è un peso che è legato all'aggiunta della chemioterapia in termini di tossicità, ma soprattutto cade il mito, no, del fatto di poter fare un trattamento con un TKI, quindi non fare la chemioterapia, anziché noi andiamo sempre a caccia poi di terapie di TKI di generazioni successive per combattere le resistenze, per eliminare o allontanare sempre più dalla chemioterapia. Invece per portarla di nuovo, e non solo con i 4C, ma poi col mantenimento col Pemetrex, se dal mio punto di vista ci vuole un dato veramente forte, ma in sopravvivenza. E facciamo un gioco, secondo te quale dovrebbe essere il dato di fronte al quale tu sosterresti col tuo paziente la necessità di aggiungere una chemioterapia in prima linea? Ma secondo me un hazard ratio è importante, da 0,65, insomma, ecco, un dato del genere più o meno, allora aggiungere questo peso rispetto, insomma, diciamo, anche perché poi con piccole differenze, insomma, è un po' da vedere, perché poi effettivamente è un cambio di strategia che deve pesare in sopravvivenza con dei pazienti che poi in gran parte faranno la chemioterapia molto spesso poi nelle linee successive. Sul discorso poi ti devo dire delle combinazioni dei pazienti resistenti, cioè questi TKI di nuovo in associazione, qua parliamo di MET, quindi tepotinib, perché si aggiunge, ormai il meccanismo è sempre lo stesso, sì. Pazienti in progressione,
biopsia, osimertinib Beyond Progression, e aggiunta, no, dell'altro farmaco in base all'alterazione target di resistenza, alterazione genetica di resistenza. Ti devo dire però che, guardando fin quello che c'è adesso in giro, non mi sembra che ci siano, ma questo non solo per il tepotinib ma anche per gli altri, dei dati per, mi riferisco anche al savolitinib, no? Cioè non mi sembra che sia stati particolarmente sorprendenti, che è superiore alla chemioterapia o al carboplatino pemetrexed. Probabilmente è vero che ti danno un altro passaggio e quindi ti danno un'altra finestra di trattamento oltre a quella che è la chemioterapia, quindi aumenti e allunghi, però al momento, devo dire, non mi sembrano particolarmente entusiasmanti, e i dati poi arriveranno, ma arriveranno a fatica e tra tempo, perché pensa che è da poco che sta cominciando la fase 3, cominciata la fase 3 col savolitinib, col Savanna, e quindi questi qua stanno tutti in fase 2, quindi effettivamente lì, il percorso è ancora lontano. Perché lì il problema è che tu devi avere un MET iperespresso, che non, un MET che è presente in non più del 15% dei pazienti, poi devi trovare l'iperespressione che sarà il 30% superiore al 50%, quindi certo. È un discorso veramente, sono piccole nicchie di pazienti. Però c'è da dire, e mi rivolgo a Francesco perché Federico non lo vedo più presente sullo schermo, mi rivolgo a Francesco, questo discorso di posizionare la chemioterapia e di anticiparla nella prima linea insieme a osimertinib, naturalmente poi cozza con una strategia che stiamo vedendo di posizionare, di integrare la chemioterapia con anticorpi monoclonali negli studi Mariposa in corso. Quindi là il problema è dove la devo mettere questa chemioterapia, in ragione di risultati che ancora non conosciamo, perché non conosciamo i risultati del Flaura 2 e non conosciamo i risultati del Mariposa 2. Però diciamo che c'è una convergenza che si dovrà in qualche modo sciogliere. E qui l'obiettivo è poi di fare il docetaxel in seconda linea, abbiamo risolto il problema, no, perché portando tutto sempre davanti poi ci lamentiamo perché dobbiamo fare il docetaxel a tutti. No, è vero, cioè, secondo me sono d'accordo con quello che diceva Cesare, bisogna avere un risultato importante per poter pensare di portare la chemioterapia a fronte di una terapia normalmente molto ben tollerata e anche molte volte fatta in popolazioni non completamente fit, pazienti anche molto anziani, per cui diciamo certo. Che comunque la chemio in associazione sarebbe riservata a poco. Federico, quindi la chemioterapia in questo setting delle GFR mutazione comune, dove la vedi tu prospetticamente? La vedi insieme all'inibitore in prima linea? La vedi insieme agli anticorpi monoclonali in seconda linea? Dove lo vedi? In una visione. Non ti sentiamo, Federico. Scusate, perché mi sono un po' perso col telefono che sto usando, perché ho un problema col computer. No, ho perso la domanda, scusami Filippo. La domanda era dove la vedi in una visione prospettica l'inserimento di una chemioterapia? In prima linea insieme a osimertinib, secondo lo studio presentato, secondo un Flaura 2 di cui non conosciamo ancora nulla, la vedi in seconda linea insieme agli anticorpi monoclonali, anche lì nel Mariposa non conosciamo nulla dei risultati? Ma in questo momento ovviamente lo vedo in seconda linea, però bisogna anche vedere come noi oggi cominciamo a capire che ci sono dei pazienti che in realtà i farmaci a bersaglio molecolare risponderanno poco, e cominciamo ad identificarli già ben prima di iniziare la terapia. Per esempio, i mutati per P53 sono chiaramente meno sensibili. Ci sono anche altri geni mutati che possono aiutarci nel predire la sensibilità. RB1, per esempio, è uno di questi. Quindi noi cominciamo a capire che ci sono dei pazienti che probabilmente avranno una sensibilità minore al trattamento target. Altro esempio sono i fumatori. Il grosso fumatore, GFR mutato, probabilmente non andrà così bene. Ecco, questi pazienti sono quei pazienti, a mio avviso, che potrebbero beneficiare di un trattamento integrato dell'agente target insieme alla chemioterapia. Per il resto io francamente vedo il grande vantaggio del farmaco biologico dato da solo, e che naturalmente consente una qualità di vita al paziente nettamente superiore. Cambieresti strategia sulla scorta di quale risultato del Flaura? Ti basterebbe la PFS, vorresti avere l'overall survival? Quale hazard ratio della vorresti, ti farebbe cambiare atteggiamento?
Beh, tanto migliori sono i risultati, tanto prima cambi ovviamente atteggiamento. Quindi è logico. Diciamo che per cambiare atteggiamento, se già c'è un grosso vantaggio in termini almeno di progression free survival, con un minimo di trend in termini di sopravvivenza, credo che questo sia già un qualcosa che quantomeno merita di essere discusso con il paziente. Il paziente è terrorizzato dalla chemioterapia e Esatto. dall'iperchimica. Quindi sono dei dati che andranno discussi con il paziente e sarà poi lui a decidere. Logicamente, se al paziente gli si mette davanti la prospettiva di vivere di più, credo che questo sia un qualcosa che fa vincere molta della paura nei confronti della chimioterapia. Quindi saranno dei dati da analizzare molto bene, da contestualizzare, da discutere con il paziente. Molti dei nostri pazienti, per esempio i GFR mutati, sono anziani, quindi sono pazienti in cui un Siamo trattamento così d'accordo, siamo aggressivo è d'accordo. difficile. Vado avanti perché abbiamo di cui parlare. Venendo sempre continuando il discorso della prima linea dell'oncogene addita ed spostandoci dalle GFR, presento questo studio, sempre giapponese, che nell'ambito del trattamento della mutazione G12C in prima linea ha aggiunto, diciamo in una fase 2, ha aggiunto al sotorasib, che è il grande desaparecido internazionale, ha aggiunto una chemioterapia standard con un mantenimento con sotorasib e pemetrexed, appunto in pazienti naive. Vedete una risposta dell'89%, dove nei pazienti con alta espressione di PD-L1 la mediana della PFS non si è ancora raggiunta, mentre per tutti i pazienti è stata di 5,7 mesi con un 50% di PFS a 6 mesi, con una overall survival con la mediana non raggiunta, 87% a 6 mesi, e con però un discorso di tossicità di grado 3 o superiore, che vedete si è avuta nel 72% dei casi, che è importante con tutto quello che riguarda una tossicità midollare, naturalmente, che è stata di molto importante, 7% di tossicità epatica, che già di per sé il farmaco aveva. Quindi un dato secondo me poi da bilanciare fra efficacia e tollerabilità, quando naturalmente sotorasib sarà un reale farmaco utilizzabile. L'altro abstract era stato quello di Rili, che ha presentato encorafenib e binimetinib nei pazienti con mutazione PUS600 di BRAF, quindi una nuova doppietta inibitrice rispetto a quello che abbiamo già in uso clinico con dabrafenib e trametinib. Nello studio naturalmente potevano entrare pazienti, entrava un gruppo di pazienti naive, vedete 59 e 39 retrattati, non più di una linea di trattamento, non entravano pazienti con metastasi cerebrali sintomatiche, ma questo è come usualmente avviene in tanti altri studi, con una BRAF determinato o in PCR o in NGS. Poi in primario la risposta c'è stata ed è alta, 75% nei pazienti naive, 46% nei pretrattati, una durata della risposta che non ha ancora raggiunto una mediana nei pazienti naive, 17 mesi nei pazienti pretrattati. Vedete che la progression free survival non è stata ancora raggiunta nella sua mediana nei pazienti naive, 9,3 mesi nei pazienti già in linea successiva alla prima. E sostanzialmente un profilo di tossicità un po' diverso dai farmaci a cui si fa riferimento nella pratica clinica attuale, quindi una buona tollerabilità dal punto di vista gastroenterico. Vedete che la percentuale di grado, quella di grado 4 non c'è, quella di grado 3 è comunque contenuta, nausea 3%, diarrea 4, quindi un dato importante, e
con il vantaggio, diciamo, della riduzione di quel discorso dell'iperpiressia che c'è nelle altre combinazioni, qui decisamente inferiore. Di questo appunto volevo parlare con voi, Francesco. Sì, Filippo, ma direi che il primo studio, a parte che è su 25 pazienti, quindi su un numero molto piccolo, però mi sembra che i risultati siano al di là del tasso di risposta sicuramente interessante, però c'è di mezzo la chemioterapia anche, oltre che l'inibitore di Caparas. Mi sembra il limite che hai segnalato anche tu, la tossicità maggiore o uguale di 3 nel 72% dei pazienti, mi sembra veramente forse ciò che limita maggiormente la possibilità di sviluppare una combinazione di questo tipo. Cioè qui chiaramente c'è una tossicità molto importante. Sì. E quindi su questo studio, diciamo, troppo pochi pazienti, quindi quel dato di risposta positivo, però insomma non so fino a che punto convenga poi sviluppare una combinazione così tossica. Sul encorafenib e binimetine, effettivamente... È chiaro che forse lì è quello che manca, è uno studio di fase 3 di confronto, nel senso sì, che è proprio lì che ci vuole il confronto. E però qui la feasibility diventa fondamentale, perché lanciarsi in uno studio di fase 3 rischi poi di chiuderlo prematuramente per problemi di tossicità. Sull'encorafenib e binimetine, effettivamente nel melanoma ha dato dei risultati molto positivi sotto tanti punti di vista. Tu hai sottolineato la tossicità, però direi anche la numerosità del campione. Ecco, non dimentichiamoci che da Brafen e Trametinib ce lo siamo visti riproporre 4-5 volte all'ASCO prima di riuscire ad arrivare a 100 pazienti. Questi in fondo se ne sono fatti un centinaio tra pretrattati e non tra, e naive, e nei naive 75% è un dato ovviamente da prima linea. Ecco, quindi assolutamente io lo vedo come una combinazione anche nel melanoma interessante, ecco, quindi assolutamente da considerare. Non so cosa ci serve a questo punto, perché poi il solito discorso, cosa facciamo? Lo studio randomizzato con l'1-2% di positivi? Non lo so, ecco. E in più randomizzato verso cosa? Verso la chemioimmuno, sì, no, in prima linea, o seconda linea, il solito docetaxel? Non lo so, ecco. Quindi forse questi sono farmaci da iniziare a tentare di utilizzare sulla base dei dati che abbiamo, magari ampliandoli poi nell'esperienza, ecco, nella real life, ecco, vedere poi nella real life cosa succede. Però non ho idea di come possano sviluppare, ecco, dal punto di vista anche registrativo, questa combinazione che ormai ha raggiunto una numerosità, direi, simile, un po' più bassa ovviamente degli altri, però in tempi molto ridotti. Tuo punto di vista, Cesare? No, io sono curioso di capire mo come si porranno gli organi regolatori, perché da Brafenib e Trametinib è stato approvato con lo studio di fase 2, quindi non vedo perché da questi, che tra l'altro hanno un'attività simile e c'è una migliore tollerabilità su quello che è l'effetto collaterale che martella i pazienti e che dà le problematiche anche agli oncologi, perché devono chiaramente devono stare sempre in contatto per questa febbre che è molto allarmante per il paziente e per il quale poi deve fare le riduzioni delle dosi, poi deve riprendere, un impegno notevole. Quindi dei farmaci che non hanno questo problema, secondo me è un grosso vantaggio. E quindi io mi aspetto che nella logica delle cose dovrebbero praticamente approvare il farmaco, al limite richiedendo, che ti devo dire, un'ulteriore potenza della prima linea, quindi chiedere un altro studio integrativo, gli altri 50 pazienti, un'altra cosa, ma non penso che possano chiedere alla fase 3, però lo vedo un fatto, diciamo, utile, vantaggioso. Interessante quella combinazione, Federico, per te? Assolutamente, beh, interessante, sì, i dati sono sicuramente molto, molto promettenti, diciamo così. Condivido quelle che sono le perplessità, insomma, sia di Cesare sia di Francesco. Bisogna vedere poi effettivamente questi dati un attimino anche alla prova della situazione reale che noi abbiamo, ecco. Quindi, però, i dati teoricamente sì, sono promettenti, ma ho visto, insomma, fatto vedere anche i dati di tutta una serie di altri di farmaci, di nuove molecole, tutte potenzialmente altamente promettenti. Qui lo sviluppo di questi farmaci non sarà semplicissimo, perché parliamo sempre dei piccoli sottogruppi, naturalmente.
Però c'è quel dato sui pazienti naive, noi abbiamo la combinazione per la possiamo utilizzare in questo senso, quindi i dati sui pazienti naive era un dato decisamente interessante. Ma è migliore, certo, utilizzare il dato è molto positivo in questo gruppo di pazienti, un'alta percentuale di risposta, quindi direi un dato veramente molto promettente. Però vediamo un pochettino su casistica anche un attimino più ampie, perché certo. Queste fasi iniziali è sempre facile. Bene, andiamo avanti allora nella presentazione degli altri studi selezionati. Questo è il gruppo della malattia avanzata non oncogene addicted. Sono stati presentati gli aggiornamenti del CheckMate 9LA a 4 anni. Vedete una curva importante a 4 anni. Ricordo il 9LA è la combinazione del doppio inibitore nivolumab e ipilimumab in prima linea del non small cell avanzato con una short chemotherapy dei primi due cicli che si comparava verso il braccio di chemioterapia. Vedete che la mediana è sempre quella di 15.8, rimane una mediana importante con un hazard ratio di 0.74, che vuol dire che c'è oltre il 46% di riduzione del rischio di morte nella 74, il 26% di riduzione del rischio di morte nella assunzione della combinazione verso la sola chemioterapia, con una percentuale appunto a 4 anni, vedete 16% del braccio di chemioterapia, 21% nel braccio di combinazione. Quando poi queste curve vengono valutate in ragione dell'istotipo e del livello del PD-L1, continuiamo a osservare il vantaggio per quello che riguarda il PD-L1, il vantaggio viene conservato sia che sia negativo sia che sia positivo. Vedete 0,66, 0,74 nei positivi. Quello che balza all'occhio non è tanto a 4 anni la conferma del valore nel carcinoma squamoso. Vedete che la differenza è 20%, 10% a 4 anni di sopravviventi per il carcinoma squamoso, quanto questo dato del non squamoso. Quindi su qua potrebbe essere un discorso statistico, un discorso, però trovare un hazard ratio di 0,80 nei non squamosi su curve dove questo era stato l'istotipo, il PD-L1 era indipendente, con un 3% di differenza fra il 19 e il 22% di sopravvivenza a 4 anni, oggettivamente lascia un attimo interdetti. Lo studio è uno studio globalmente positivo, però forse questo è quello che vorrei approfondire con voi in discussione. Ricordatevelo, è questo dato dei non squamosi. Il toripalimab ha presentato anche lo studio negli avanzati, abbiamo detto un PD-1 inibitore cinese combinato con la chemio verso la chemio. Il risultato era quello della il point primario era quello della PFS, il dato in sopravvivenza è di 0,73 con una differenza di oltre il 15% a 3 anni. Vedete che per quello che riguarda i sottogruppi noi troviamo un dato critico nei pazienti con iperespressione del PD-L1 con 0,91 di hazard ratio, nei pazienti iperespressi oltre il 50%, a differenza dei dati invece dei negativi e degli intermedi. Così come per quello che riguarda l'istotipo, noi troviamo un non squamoso con uno 0,49, 245 pazienti, e nei 220 squamosi troviamo un hazard ratio di 1,09. Quindi questo è un dato naturalmente che merita attenzione, semmai questa combinazione sarà di nostro interesse in un futuro.
quindi dove sostanzialmente i risultati vengono riportati positivi per la combinazione, vedete che sui pazienti iperespressi rimane questo dato notoriamente critico. L'altro studio era uno studio su pazienti anziani che venivano trattati con una combinazione di chemioimmunoterapia. Non è uno studio prospettico, è uno studio giapponese, uno studio retrospettivo su un alto numero di pazienti, 1245 pazienti, che ha valutato sia la PFS che l'overall survival della immunoterapia da sola o della combinazione con chemioterapia, con dei dati che naturalmente lasciano molto perplessi da questo punto di vista e con delle conclusioni degli stessi autori che naturalmente non raccomandano la combinazione nei pazienti con oltre 75 anni, non solo per questo dato di efficacia, ma anche per quello che non vi faccio vedere, che è il dato della tossicità in aumento. Quindi un dato sostanzialmente che forse avevamo già visto l'anno scorso nei risultati dell'FDA e che non porta su un discorso di combinazione. Dapotamab deruxtecan, rientriamo nell'ambito degli anticorpi drug conjugate, che naturalmente sono di grande interesse in questo momento. Lo studio Tropion Lung 2 è uno studio di fase 1B con un'escalation di dose in combinazione con il pembrolizumab con o senza chemioterapia, quindi qua si vuole esplorare la combinazione con o senza chemioterapia, un dato dove la doppietta ha portato a un 38% di risposta verso il 49% dell'aggiunta della chemioterapia, con una mediana della durata che non è stata ancora raggiunta. E se vediamo il sottogruppo dei pazienti in prima linea, abbiamo un 50% di risposta con la doppietta e 57% con la tripletta con l'aggiunta della chemioterapia, a fronte di un dato comunque critico che è quello della discontinuazione del dapotamab, 23% nella doppietta, 28% nella tripletta, con un grado 3 collegato allo studio del 30% nella doppietta, 58% nella tripletta, e con però una diciamo un'incidenza di non poco conto, 17% nella tutti i gradi della doppietta, 22% tutti i gradi della tripletta per quanto riguarda una interstiziopatia. Quindi ci sono altri studi che normalmente sono in corso e che permetteranno di chiarificare meglio, perché questo è un fase 1B, qua abbiamo studi di confronto verso chemioterapia e pembrolizumab, verso dapotamab e pembrolizumab da solo, verso la tripletta, quindi la tripletta comparata insieme alle altre due possibilità in pazienti con PD-L1 inferiori al 50%, così come nel Tropion Lung 8, dove il dapotamab deruxtecan più pembrolizumab è comparato con il solo pembrolizumab nel setting di paziente con PD-L1 sopra il 50%. Quindi studi di confronto che permetteranno di chiarire meglio il nostro discorso. Vi passo la parola per questi studi che ho presentato. Cesare, qual è il tuo punto di vista? Allora, quindi ti devo dire che per quanto riguarda il 9LA sono confermati i dati per il beneficio globale. Sappiamo le analisi sottogruppo sono sempre un po' particolari, perché in genere gli studi non sono disegnati per la potenza, c'è stata una strategia diversa, chi ha fatto degli studi
il solo G-based che ha fatto delle casistiche uniche. Però è chiaro che è un dato, quello del non squamoso, che va contemplato, non è che possiamo, non lo possiamo. Non era emerso nell'analisi precedente. Anche perché il numero è su 500 pazienti dei non squamosi, 250 e 250, quindi non è che sono pochi pazienti. Il problema è che va capito se è un discorso di un bias statistico, se è un problema legato a un particolare. Se tu vedi il braccio, i dati a 4 anni, il braccio chemioterapia ha performato molto bene. Se tu vedi nel 189 a 4 anni il braccio chemioterapia, c'è un 12%, 13% di pazienti sopravviventi. Qui nel 9LA, nei non squamosi, sono il 19% di pazienti vivi diciamo a 4 anni. Quindi c'è una particolare buona performance del braccio, diciamo, del braccio chemioterapia. E quindi questo può essere anche un fatto legato a una selezione dei pazienti, poi da vedere se poi in particolare c'è l'effetto mantenimento nel non squamoso, se questo può essere legato che performa meno bene perché dovendo fare la chemioterapia nello squamoso non c'è l'effetto mantenimento perché non la facciamo, nel non squamoso facendo solo i due cicli di chemioterapia eliminando il mantenimento che pure ci aveva dato nel Paramount e nei nostri studi un guadagno in sopravvivenza rispetto alla chemio ai quattro cicli senza mantenimento più di 3 mesi circa in mediana di sopravvivenza. Quindi secondo me va analizzato il dato, va visto, però va contestualizzato che fondamentalmente il dato comunque statisticamente, diciamo, mantiene il beneficio e che poi non è disegnato per vedere quello fondamentalmente. Questo è l'aspetto principale da considerare. Poi ci possono essere varie interpretazioni che poi possono essere analizzate, no? Si potrebbe fare addirittura un meeting legato su questo per andare a vedere, però dicevo sono sempre poi problematiche di studi diversi, confronti tra indiretti, analisi di sottogruppo, quindi insomma sempre difficile attivare. Fondamentalmente però il dato a 4 anni è un dato positivo che ha confermato il beneficio in assoluto, un hazard ratio 0,74 su tutta la popolazione, quindi è un vantaggio di circa più di 5 mesi in mediana di sopravvivenza, quindi praticamente anche perché consideriamo che adesso ci siamo molto raffinati con gli hazard ratio, no? Ma fino a pochi anni fa, ti ricordi, andavamo a botta di mediana di sopravvivenza, dove 3 mesi in mediana era un successo enorme, parlo del Paramount, parlo del bevacizumab aggiunto al Carbotac solo dell'epoca. Adesso è chiaro che storciamo il naso a una mediana di sopravvivenza di più di 5 mesi e quindi fondamentalmente è anche una valutazione in base a quello che uno attende, però io penso che il dato sia confermato positivo, è un'alternativa terapeutica, uno standard come l'altro e poi il dato va interpretato e analizzato come dicevo, però fondamentalmente partendo dal concetto che non è stato fatto per studiare quello, insomma. Federico, che ne pensi di questa combinazione dell'anticorpo DRAC coniugato con il pembrolizumab? Ma anche qui i dati di per sé sono importanti, sono globalmente dei dati di efficacia importanti, e tra l'altro una combinazione assolutamente innovativa su una categoria di agenti su cui si sta puntando veramente tantissimo, le aziende stanno puntando tantissimo sui coniugati. L'unica mia reale perplessità è legata al profilo di tossicità, cioè se si crede che gli anticorpi farmacoconiugati consentano un risparmio di tossicità rispetto alla chemioterapia, beh, ho qualche perplessità in merito, perché sono dei farmaci che hanno un profilo di tossicità alcune volte un po' fastidioso, soprattutto la tossicità gastroenterica, le mucositi, anche l'alopecia possono rappresentare una limitazione importante, quindi direi che oltre ai dati di efficacia, dal mio punto di vista, ci sarà da fare i conti proprio con i dati di safety di queste combinazioni e di reale poi tollerabilità da parte dei pazienti. Cioè sarà importante vedere poi come realmente il paziente tollera questo tipo di terapie. Da un punto di vista, diciamo così, speculativo, scientifico, farmaci estremamente interessanti, estremamente importanti e, ripeto, assolutamente innovativi nel loro meccanismo d'azione. Francesco? Sì, ma riguardo al 9LA,
Secondo me resta sempre solido il sottogruppo, quello dei minori dell'1%, cioè i negativi e gli squamosi, legati al fatto che la chemioterapia ha performato meno bene, quindi si vede questa grossa differenza. Quei limiti che diceva Cesare, che ovviamente questi sono tutti sottogruppi analizzati, ovviamente non erano prepianificati. Perché attaccandomi a quello che dici tu, il rischio è che già la combinazione viene percepita, diciamo, come nel subset degli squamosi PD-L1 negativi. Questi dati però rischiano di dare una percezione errata. Questi dati sul non squamoso. Sì, PD-L1 negativi comunque sono una quota, in generale squamoso e non squamoso rappresentano più del 50%, è di quel gruppo. In Italia noi possiamo trattare solo i PDL con la chemioimmuno, solo i PDL1 minore del 50%, quindi questi sono più del 50% dei pazienti che sono PDL1 negativi, rispetto a quella fascia 1-49 che non sono poi, sono più o meno un terzo in totale, ma sono un po' meno della metà, secondo me, se guardiamo solo PDL1 positivi e negativi. E quindi forse, ecco, potrebbe essere anche una collocazione il PDL1 negativo, non lo vedrei poi così male. Invece per gli altri studi, quello dell'anziano, forse Cesare ha anche poi molta esperienza su questo, però forse lì c'è un bias di selezione legato al fatto di quelli che facevano la chemioimmuno rispetto alla sola immuno e via dicendo, un'analisi retrospettiva, quindi non so quale valore possa avere, quali indicazioni ci possa dare. E invece sul datopotamab, secondo me, il discorso che faceva Federico è corretto, bisogna stare attenti perché le tossicità, questi sono chemioterapici, poi alla fine sì, che poi li consideriamo forse un po' meno tossici della chemioterapia, ma poi danno l'alopecia, danno la nausea e il vomito, insomma non è che siano proprio una passeggiata. Combinarla ad un'altra chemioterapia diventa un trattamento con tre chemioterapici, quindi esatto. Torniamo indietro di anni, ecco, alla tripletta, quando l'avevamo superata la tripletta, quindi non so quanto sia strategica questa combinazione. Ecco, di più con l'immunoterapia, ecco, di più sicuramente con l'immunoterapia, però prima secondo me c'è la seconda linea da esplorare, cioè il problema dei confronti con docetaxel, che dobbiamo vedere qualche vittoria lì, poi dopo ci si ragionerà, però secondo me è la vittoria sul docetaxel la prima cosa da ottenere. Comunque adesso abbiamo fase 3, il Tropion Lung 7, vedremo naturalmente a tre bracci, vedremo come andrà quello studio. Scusatemi, vado avanti, ma abbiamo ancora qualche altra diapositiva. LCNEC e Small Cell. Ho preso questo poster perché oggettivamente è un poster cinese importante, perché aggiunge, diciamo, nell'LCNEC la immunoterapia alla chemioterapia. I gruppi dei pazienti erano uno con la chemioterapia basata sul platino e l'altro con l'aggiunta di immunoterapia, e vedete le curve che si sono ottenute nel braccio, diciamo, sperimentale combinato rispetto alla chemioterapia. Stiamo parlando di 25 pazienti trattati nel gruppo di combinazione, 50 pazienti trattati nel gruppo di chemioterapia, con una mediana di 15 mesi nella combinazione verso 5.3, con una hazard ratio di 0.26, con un 88% di sopravvivenza a 12 mesi verso il 56% della sola chemioterapia. Quindi diciamo un dato che rompe un dogma, qual è quello dell'aggiunta della immunoterapia nell'LCNEC alla chemioterapia. Poi vedremo che quale potrà avere, quale futuro potrà avere tutto questo nella combinazione negli organismi regolatori. Due presentazioni simili. Il primo, che era lo studio Trident, dove si vuole cercare di potenziare l'azione del mantenimento legato al farmaco immunoterapico, in questo caso al durvalumab, dove l'obiettivo dello studio è quello della APF, cioè Alive and Free of Progression at 1 year, che nello studio di combinazione è stato del 18% a 12 mesi, quando del 18%, quando nello studio Caspian con il solo durvalumab è stato del 17,9%.
L'altro studio era riferito all'aggiunta di un altro PARP inhibitor nei pazienti che hanno questa espressione della proteina SLFN11, che aggiunge il talazoparib, un altro PARP inibitore, all'atezolizumab con 0,70 di progression free survival, 1,17 di overall survival. Quindi diciamo un dato che conferma in qualche modo il non vantaggio dell'incremento, del mantenimento con PARP inhibitor nel microcitoma avanzato esteso. Qualche minuto per qualche commento? Federico? Sì, parto io che poi mi devo staccare. No, dicevo, quello del NEC è un discorso che anche nella pratica clinica abbiamo, perché abbiamo dei pazienti che molto spesso dalla diagnosi poi ti chiedono, no, vogliono fare l'immunoterapia, ma ti spiega che sono malattie diverse, non è, però chiaramente trattati come, cioè in 7 anni hanno preso in questo valutazione retrospettiva 70 pazienti in 7 anni, quindi è un dato, è chiaro che gli ultimi sono quelli di anni, hanno fatto il chemoimmuno, però è un segnale positivo, però secondo me potrebbe meritare uno studio, uno sforzo, un grosso studio randomizzato global, perché secondo me ci si può, concettualmente potrebbe essere dare un beneficio, insomma. Sugli altri devo dire quello che già sapevamo, cioè che i PARP inhibitor comunque nei microcitomi e in tutti questi mantenimenti fatti fino adesso anche nel NoSmall non hanno dato niente, insomma, fondamentalmente. C'è qualcuno di voi che vuole intervenire? Non è obbligatorio. Giusto per completare, francamente condivido pienamente la posizione di Cesare. Ma sui grandi cellule anch'io sono d'accordo, questa è un'analisi retrospettiva, anche, certo. Tra l'altro, perché guardando le curve così sono entusiasmanti, poi bisognerebbe vedere le selezioni che hanno fatto e tutto quanto, però merita di fare uno studio, indubbiamente. Il problema è che gli studi non sono stati fatti per l'esiguità, voglio dire, dei pazienti che si possono individuare, per la complessità, diciamo, dello studio. Però è vero che vanno male questi pazienti, esatto. Quindi meritano indubbiamente. O li classifichiamo in un altro modo, cioè li riusciamo a far entrare nei microcitomi, oppure, insomma, meriterebbero anche loro la chemoimmuno, secondo me, in qualche modo, ecco. Poi è difficile anche la diagnosi, è difficile anche la diagnosi da interpretare in base al KI67, insomma è complicato. Mentre intoniamo un De Profundis per i PARP inhibitor utilizzati anche per cercare di incrementare il mantenimento, andiamo all'ultimo argomento che era quello del mesotelioma. Sì, io vi saluto, mi va bene, tanto staccare un attimo. Perfetto, okay. Grazie tante, grazie. Ciao. Uno studio peraltro a cui Cesare ha partecipato, perché la parte, diciamo, dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli, del Pascale, è stata importante, addirittura i pazienti che loro hanno messo nello studio sono stati il doppio dei pazienti canadesi che invece hanno presentato lo studio indipendente, l'Inde 227, all'ASCO, uno studio di fase 3 che ha voluto verificare l'aggiunta del pembrolizumab alla chemioterapia verso il braccio di controllo della sola chemioterapia in mesotelioma naïf. Vedete 440 pazienti randomizzati 1-1 sono stati suddivisi nei due gruppi. I due gruppi avevano come obiettivo appunto l'overall survival. L'overall survival ha avuto un hazard ratio di 0,79, quindi diciamo un 21% di riduzione del rischio di morte con l'aggiunta del pembrolizumab alla chemio. Vedete che per quanto riguarda la mediana abbiamo un mese di differenza fra 16 e 17,28 mesi, abbiamo a 2 anni un aumento del 6% in sopravvivenza e a 3 anni abbiamo un 8% di aumento di sopravvivenza. Sostanzialmente un vantaggio per tutti quanti i pazienti, un'analisi esplorativa dell'overall survival
secondo l'istologia, da una hazard ratio di 0,89 nell'epitelioide e di 0,57 nel misto sarcomatoide, quindi a conferma, diciamo, del ruolo della immunoterapia in questo subset, però insomma con un dato che tecnicamente è statisticamente significativo da questo punto di vista, però anche qui abbiamo 18,2 verso 19,8, cioè 18,2 mesi verso 19,8 mesi, un mese è qualche cosa. Lo studio è stato presentato come una nuova opzione terapeutica in questa popolazione del mesotelioma. Naturalmente questo va poi valutato, diciamo, intanto prima che i clinici lo valuteranno gli organismi regolatori o quelli che dovranno poi parlare di rimborsabilità, in una situazione dove lo studio con il nivolumab e l'ipimilumab non ha avuto una rimborsabilità per quello che riguardava il sottotipo epitelioide. L'ultimo studio che ho selezionato è questo del bemcentinib combinato al pembrolizumab nel mesotelioma in progredito, diciamo già progredito a chemioterapia di prima linea. Il farmaco, diciamo che è un inibitore della epithelial mesenchymal transition EMT, che porta a una resistenza del trattamento. Il farmaco reversa questa resistenza combinato insieme al pembrolizumab in seconda linea dopo la chemioterapia di prima, con una risposta obiettiva, vedete, del 15,4%, che secondo la disposizione statistica vuol dire raggiungere l'obiettivo primario dello studio, con una scarsa tossicità di grado 3-4, un 4% di fatica, un 4% di diarrea, ma diciamo un 38% globale di tossicità per tutte le cause dello studio, quindi da attenzionare in un setting così difficile come quello della seconda linea del trattamento dei mesoteliomi pleurici. Francesco, che dici dei due studi? Direi che sul primo studio abbiamo la conferma dell'immunoterapia, che a questo punto funziona molto bene laddove non funziona la chemioterapia. Quando fai il confronto con la chemioterapia nei non epitelioidi vedi queste grosse differenze, che poi mettendoli tutti insieme, andando a guardare solo l'epitelio morfo, perde quella potenza, quella differenza. Per cui direi è interessante lo studio, perché conferma effettivamente che nei non epitelioidi l'immunoterapia va fatta, e va fatta subito. Poi che uno abbia, come abbiamo oggi, la combinazione dei due, piuttosto che magari in futuro una combinazione con la chemio, però voglio dire è una conferma. Quindi la vedo come una conferma, però non mi sembra che cambi molto, ecco, come studio. E l'altro onestamente è abbastanza modesto, cioè nel senso vediamo un tasso di risposta, sì, magari la seconda linea basso. Risposta basso, no, basso. Poi sai, hai tutta questa stabilità di malattia che nell'ambito del mesotelioma è la storia spesso naturale della malattia, ecco, magari molto lenta, per cui i rivaluti sono stabili, diciamo. Che con la gencitabina e l'antiangiogenetico avevamo avuto sicuramente una maggiore risposta. Sì, anche lo studio dipinto, gencitabina. Esatto, a quello mi riferivo. Era mucirumab, ecco, esatto. Allora appunto... mi riferivo, esatto. Federico, che dici? Che fortuna potrà avere sugli organismi regolatori lo studio italo-canadese? Che fortuna potrà avere? Beh, è una, diciamo, è l'unico vero grande, diciamo, punto di forza è il fatto che c'è il pembrolizumab, che è riconosciuto come un agente immunoterapico molto, molto efficace. Perché poi concordo con le indicazioni, con quelle che sono state le
i commenti fatti da Francesco, cioè al lato pratico questo studio non è che cambia drammaticamente lo standard di cura, dove l'immunoterapia era già diventato uno standard di cura. Qui ci sarà poi da scegliere sempre in base a preferenze del paziente, costi e quant'altro, l'impiego appunto di Nivo-Ipi rispetto a un trattamento con chemioterapia più pembrolizumab, ma al lato pratico è una conferma dell'efficacia dell'immunoterapia in questo tipo di patologia. Ecco, questo è quello che io vedo come unica vera indicazione. Perché, perché se noi fossimo italiani, fossimo europei non italiani e quindi avessimo a disposizione la doppietta immunoterapica su tutto il mesotelioma, dovremmo andare a fare un confronto fra la doppia immunoterapia verso la chemioterapia con il pembrolizumab. Questo è che dovremmo confrontare. In teoria sì, ma questo sai bene che è uno di quei confronti che non verrà mai fatto. Esatto. Insomma, dal punto di vista speculativo sì, dovremmo farlo, però al lato pratico, ovviamente io nei confronti sì, capisco la voglia poi dell'azienda di dire io sono superiore rispetto all'altro, però al lato pratico quello che dobbiamo comprendere un po' è la strategia globale. Dal punto di vista di strategia globale, la strategia dell'immunoterapia oggi è la strategia migliore che possiamo utilizzare in questo tipo di patologia, indipendentemente poi dal fatto che usiamo due agenti immunoterapici rispetto all'immunoterapia insieme alla chemio. E poi forse l'immunoterapia giocata in prima linea e la combinazione col platino in seconda linea, teoricamente, che potresti giocarti, che non so quanto poi dia effettivamente dopo aver fatto l'immunoterapia, però poteva essere anche quella la ragione di non portare tutto in prima linea. Sì, il solito discorso delle sequenze, ora ci massacreremo per i prossimi mesi e pensare alla sequenza. Esatto, avremo tempo per martirizzarci. Allora io con questo abbiamo finito quindi questo excursus, mi scuso della lunghezza, però poi alla fine il track polmone era ancora più complesso, ho cercato di prendere quello che ritenevo importante discutere. Voglio solo presentarvi in tre diapositive. Uno, farvi presente che sul sito dell'IOT in aperto, quindi anche per i non soci, sono disponibili tutto il track polmone, è disponibile in tutte le diapositive presentate in aula, scaricabili, così come i commenti miei di Cesare, di Lorenza Landi e Antonio Passaro che hanno curato questo ASCO Flash, che vede anche una FAD gestita dalla SOS di Rossella Spinetti. La prossima puntata, diciamo, di martedì è per il post mondiale di Singapore e quindi è per il 19 settembre, dove insieme a sempre Federico, Andrea Dizzone e Margherita Migliorino commenteremo gli studi più importanti presentati al mondiale. E poi volevo ricordarvi la CHOT, la nostra conferenza internazionale che si svolgerà il 22 e il 23 giugno a Roma alla Lanterna, con questa faculty tutta straniera, dove verranno presentate l'aggiornamento delle linee guida dell'IOT per quello che riguarda il giugno 23, che voi poi potete trovare scaricabili, diciamo, sul nostro sito. Con questo saluto gli amici Francesco e Federico che hanno partecipato oggi. Ringrazio loro e tutti i colleghi all'ascolto e quindi l'appuntamento è a settembre. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci.